fazzolini fiori che dietro la montagna, quel fazzolini fiori che dietro la montagna, e va la rete non si bagna, che lo voglio regalare, e vada ben che non si bagna, che lo voglio regalare. A chi lo vuoi regalare? Lo voglio regalare a Pier Giorgio con amore. Lo vuole regalare a Pier Giorgio con amore. E Pier Giorgio a chi lo vuole regalare? Lo voglio regalare a Cinzia con amore. Lo voglio regalare a Cinzia con amore. E Cinzia a chi lo vuole regalare? Lo voglio regalare a Ciccio con amore. Lo voglio regalare a Ciccio con amore. E Ciccio a chi lo vuole regalare? Se lo vuole tenere, perché è un'egoista. Se lo vuole tenere, perché è un'egoista. Tutto ragazzi, sentite, ho bisogno di un prete. No, no, mi volete stare a sentire? Starlo a sentire, ascoltiamo. C'è una famiglia di pastori. Sì. Con tre bambini che devono andare a scuola. Sì, allora? Ma non hanno le scarpe. Allora pensavo che si potrebbe... Le scarpe! No, sì, sì, no, no, si no, no, le scarpe, no, per favore! Oh, Ciccio, le scarpe alla vita! Oh, no, Ciccio, rinuncia a qualcosa di terreno! Ciccio, rinuncia alla ciccia! Hanno le mani di merda! Ma lascialo in pace, mi sembra il momento questo! Dal dottore, il porto è privo dal dottore, capì? Non ci vedo! Lasci passare! E non ti mettere in mezzo, se no l'ospedale è fuori! Mandatelo fuori! Cos'è successo? Non ci vede! Non ci vede! Questa fabbrica è un pericolo! Non possiamo continuare così! Dio mio! Dai, che ce l'abbiamo fatta! Niente! Non è successo niente, ci siamo capiti? Come? Qui dentro non è successo niente! Ma la volta! Forza! Volete conservare il vostro posto? Allora lavorate! Via! Forza! Lavora, lavati! Tu che sei stesso, forza! Lavora! Chi è? Chi è? Chi cerca? Chi è? Voglio aiutarvi. E così ho perso la vista, completamente. Da quel maledetto giorno la mia vita è diventata un inferno. Mia moglie lavora come sguattera qua vicino, nella trattoria all'angolo. Dimmelo. E io sono sempre in casa. Inutile. Qualche volta in casa. Manca pure il pane. C'è qualcosa per asciugare? Sì. Ma in fabbrica i tuoi compagni? Non ha parlato nessuno. Hanno avuto paura.
Qualche tempo fa era facile prendersela con i più deboli. Non è come adesso. La mia situazione non era regolare. Avevano paura di compromettersi. Così è come se non mi fosse successo niente. Come se non ci fossi mai stato in quella fabbrica. Fammi salire, salta più alto, ben su, ben su. Dai, attaccati alla gamba. Non ce la faccio. E dammi una mano. E taggo il pè. Ci sono stata poi alla messa. Non vedevo l'ora che lei tornava per dircelo. Stai fermo, stai fermo. Mi chiamo Pier Giorgio. Mi dia del tu. Fermi. Ci sono stata. Era tanto tempo che non sentivo delle parole così... così belle. E poi i canti, la musica. Io sono restata orfana che avevo 5 anni, sa? E poi mio marito che è morto in guerra. La vita dura. I bambini da tirar su. Non c'avevo mica tempo. Anche stavolta le lascio 2 pacchi. Per quelle 2 povere famiglie che abitano qui nella soffitta. Li consegni lei. E quando li consegna dica loro una buona parola. Io? Provaci. Va bene. Ah, senta, volevo dirle. Lo vede che non sono mica buona a darci del tu. Ci ho 2 vestiti del mio povero marito. Non so, forse c'è qualcuno più povero di me che ci può avere bisogno. Faccio che metterli là vicino a quei pacchi, va? Gesù sarà contento. Ciao mamma, buonanotte. Buonanotte, passerò. Se fosse successo oggi sarebbe stato diverso. Ah, un bel biserazzino ancora proprio, eh? Prima per Giorgio, ecco qui, al nostro sindacalista. Sai, un po' mi vergogno, ma il caporeparto ci aveva minacciati. Poi sono successe tante cose, le lotte per il consiglio di fabbrica, gli scioperi. Beh, non è che ora si stia molto meglio, ma abbiamo capito che dobbiamo essere tutti uniti. Fratelli, come dice sempre Pier Giorgio, vedrai che con l'aiuto suo diremo la verità, come è avvenuta la tua disgrazia. Mica potranno cacciarci in mezzo a una strada. Ma certo. Sarà una vittoria per tutti, vedrete. Dovranno darti un esercimento, riconoscerti il dovuto. Così potrai andartene di qui, sei contento? Dai. Allora, sei diventato un eroe. Parlano tutti di te, del tuo coraggio. Se tutto il coraggio consistesse nel mettere la porta a 4 poveri teppisti. Finalmente, grazie a Pier Giorgio ce l'abbiamo fatta. Non ci speravo più. Ma Pier Giorgio ha pensato tutto lui. Non sono tanti soldi, però sono una casa. Un tetto sicuro per i bambini miei. Certo, forza e coraggio. Se volete possiamo andare, siamo pronti. Bene, grazie. Ciao, forza. Ciao. Ecco qui il bastone. Grazie. Ragazzi, possiamo andare. Va bene. Andiamo. Sai, sono sfiduciato. Il prossimo mese consegnerò la mia tesi di laurea e così avrò finito. E tu? Non so cosa fare e nemmeno cosa ci attende. Arrivederci. Vedi, se dovessi essere pessimista o realista, se vuoi, anch'io avrei tanti motivi di sfiducia. Problemi familiari e personali. La perdita delle libertà civili. L'approssimarsi di una catastrofe mondiale senza forse riuscire a far nulla per evitarla. Non lo so, forse anche per me sta avvicinandosi l'ora della croce. Ma non dobbiamo rassegnarci o rinunciare alla speranza, eh? Mi tratterrò fuori Torino per finire la tesi. Ci rivediamo fra un mese. Arrivederci. Auguri. Arrivederci. Auguri. Arrivederci. Tanti. Ricordati auguri. Dei poveri nel luogo dove andrai. Trova il tempo per loro. Ce li ha raccomandati Cristo.
Le culture e le ideologie passano. La carità resta. E non essere triste. Il cristianesimo è gioia. Ci rivediamo fra un mese. Al 4 luglio. Mi raccomando, non te ne dimenticare. Al 4 luglio. Ma non si rividero più. Il 4 luglio 1925, Pier Giorgio Frassati moriva di poliomielite fulminante, dopo 4 giorni di agonia. Aveva 24 anni. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi l'amore, sarei come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, ma non avessi l'amore, non sarei nulla. Sono 3 le cose che rimangono: la fede, la speranza